Ciao a tutti ragazzi, io sono Apple Matte e oggi vi spiegherò come scaricare Assassin's Creed 2 per il Mac. Intanto andate sul browser. Ah, questo è il mio sito gestito, che lo gestisco io e il mio amico, e potete andarlo a vedere. Allora, dovete andare su Pirate Bay. Questo sito è stato chiuso in Italia, però io vi darò il link per farlo andare lo stesso. Poi scrivete Assassin's Creed 2 Mac. Cercate, dovete scaricare questo, che è il gioco. Fate get this torrent, avvio applicazione, seleziona e dovete aggiungerlo. Io non l'aggiungo perché l'ho già scaricato. Poi dovete scaricare un altro file che vi permetterà di lanciare il gioco che avete scaricato prima, che è molto importante questo, se no Assassin's Creed, quello lì di prima, non parte senza questo, ovvero scaricate. Poi chiudiamo. Una volta scaricato il file con transmission o torrent, quello che preferite, vi si scaricheranno due file zip. Voi le estraete tutte e due. Poi dovete aprire prima questa applicazione qua, creare un account Ubisoft e poi vi si lancerà questa automaticamente. Vi faccio vedere. Apro il launcher, mettiamo la password dell'account Mac. Ok. Bene, vi si aprirà il coso della Ubisoft, che dovete crearvi un vostro account. Io ce l'ho, Rizzo Matteo, che sarei io, e poi gioca. Bene, vi si aprirà il gioco scaricato Assassin's Creed 2 e si avvierà il gioco. Il gioco è molto bello, ve lo assicuro, funziona benissimo e si vede veramente bene. Ecco il menu iniziale, vedete, molto bello. Potete anche mettere il joystick, il joypad del Xbox, della Play 3, del computer, e andrà benissimo. Poi all'inizio, che lo scaricherete, la risoluzione verrà diversa. Vabbè, comunque dovete andare su opzioni, risoluzione, mettete la risoluzione del vostro Mac, dello schermo. Ok, ora torno al desktop. La spiegazione su come scaricare Assassin's Creed 2 mi pare chiara, è facile, molto semplice, non c'è bisogno di nessuna crack, niente, funziona benissimo e vi saluto, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e guardatemi anche gli altri miei video, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, grazie.